E salve a tutti, bentornati, benvenuti su Go Italia. Oggi andremo a provare, come sempre, qualche piccola novità, insomma, o qualche piccola sperimentazione, vero? Sul mio canale. Sto in questo momento provando, l'avevo già provato in passato, sembra migliore, Nvidia Broadcast. Poi magari a chi interessa ci farò un tutorial, però al momento mi sembra che funziona a dovere. Fra l'altro, ovviamente, lo sto utilizzando in questo momento in modalità green screen, no? Quindi andiamo a fare questa nuova mission. Quindi andiamo ad attivare, esamina l'ufficio di Ahmad alla casa della sapienza. Fra l'altro è anche abbastanza pesantina questa applicazione, per cui la sconsiglio vivamente. L'utilizzo la sconsiglio, almeno che non dovete fare qualche... non avete green screen, cioè volete una cosa semplice, insomma, non mi ha mai convinto per 10.000 motivi, però è pratico, che lo attivate e vi fa questo effetto green screen, carino, funziona sta cosa, fa pure effetti strani. Allora, dobbiamo entrare, ma ci fanno entrare qua dentro? O ci attaccano? Non ci attaccano, benissimo. Che è successo? Aia! È peggio della distruzione. Calmatevi, vi prego! L'incendio era piccolo ed è stato questa domato. Questa è l'ira di Allah! La gran parte dei libri è salva. Il pericolo è passato. Vecchio! Chi ha appiccato l'incendio? Vecchio? Fasil Fahim è vecchio. Vecchio quanto la casa della sapienza che egli guida. Perdonatemi, maestro. È stata alla fretta. Serve aiuto? No, l'incendio è stato spento dalla squadra di soccorso del maestro d'acqua. Chi ha appiccato il fuoco? Canaglie, suppongo. Nemici del califfato, per l'esattezza. Quali libri sono stati dati alle fiamme? È troppo presto per dirlo. Forse il custode dei libri potrà dirmelo. Io sto cercando Ahmad ibn Musa. Ah, sì. Ha una bottega qui, ma non ci siamo parlati di recente. La pace sia con voi, maestro. Devo andare. È come il tuo spirito. Devo ancora trovare Ahmad ibn Musa. Va bene. Con il custode dei libri alla biblioteca. Ok, abbiamo nuove mission collegate. Facciamo questa. Tutto questo. Salute a voi. Potrei chiedervi dove si trova lo studioso Ahmad ibn Musa? Ah, sì. Il più avventuroso dei Banu Musa. La sua bottega è qui alle mie spalle. Vi ringrazio molto. Non abbiamo fatto molta strada. Basim, ehi, nove dita, sono qui. Ah, eccola, tipa. L'abbiamo trovata. Razza di ladruncola. Un libro. Sono riuscita a salvarne uno dalle fiamme. Se ti pescano a rubare... mi mozzeranno un dito. Anzi, no. Tutta la mano. Non è divertente. Allora non ridere. D'accordo, fai pure la spiritosa. Io ho altro da fare. Niente che ti riguardi. Oh, cose segrete degli occulti. Peccato che non si può togliere la maschera. Stavolta? Pugnalare? Uccidere? Pugnalare e uccidere? Quella è la tua specialità, Nihal. Anche se hai perso un dito, non significa che hai perso il tuo tocco. Strumenti e libri in quantità. Sembra la stanza di Ahmad. Ma lui dov'è?
lettera dice che sono libri per Ahmad. Un altro libro di poesie di Arib. David lo apprezzerebbe. Ahmad firma ogni sua opera. L'autore è certamente lui. Credo che Ahmad lavori a qualcosa di nuovo. Ma cosa? Continuiamo l'exploration. Strumenti di misurazione. Li aveva anche mio padre. Ma questi sono di Ahmad. Diagrammi, strumenti e altre stranezze. Questa è di certo la bottega di Ahmad. Ma lui dove sarà mai? Perdonatemi, posso aiutarvi? Ah, eccolo qua. Sto cercando Ahmad ibn Musa. Mi sai dire dove posso trovarlo? È lui, No. Forse potrei aiutarvi. Seguitemi. Ah, no, ok. È la vostra prima visita alla Casa della Sapienza? No, io e un'amica ci venivamo di soppiatto. Imparammo a leggere nella vostra biblioteca. Tutti i giovani dovrebbero seguire il vostro esempio. I custodi che ci inseguivano ogni giorno tra gli scaffali non la pensavano così. Facevano il loro lavoro. E cosa avete studiato nella Casa della Sapienza? Io amavo la poesia e le storie epiche. La mia amica preferiva dei pagani e arti oscure. Interessante. Avete seguito la vostra passione di gioventù dedicandovi allo studio? Quando il mondo è così grande? No. Ora mi definirei un uomo in missione. Ah, bene. E la vostra amica invece? No, no, lei è ancora in cerca di qualcosa. Ma cosa sia, non saprei proprio. Che peccato. Ci siamo qua, guardie, aiuto! E porca miseria! Cosa? Tu metti! Ma che, ma perché? Ma che pezzo di merda! Ma non abbassare la guardia! Ancora? La tua sorte è segnata! Non uccidetelo! Ok, ci diamo, richiamoci lo stronzone. Ah, tardo. Yes, yes, yes. Sì. Maledetto. Per favore, non fatemi del male. Tu mi hai teso una trappola. Dovrei ucciderti qui e ora. Risparmiate Hamid. Allora dimmi, dov'è Ahmad ibn Musa? Vi prego, io non so dove si trova. Davvero, dovete credermi. Ah, lui? Allora perché mi hai teso un tranello? Lui. Mi ha costretto lui. Lui chi è? Non è Ahmad, ovvio. Non conosco il suo nome. Indossa sempre una maschera. E cosa vuole da me, uomo mascherato? Mi ordina di tenere lontani tutti quanti dagli scavi della Casa della Sapienza. Oppure... Oppure cosa? La testa mi farà male. Come quelle degli altri. Vi prego, risparmiate il povero Hamid. Dove sono questi scavi? Nelle terre selvagge. Fuori dalla città. Ecco, vi disegnerò una mappa. A volo così? Con la matita? Che cazzo? Vabbè. La mappa dovrebbe condurmi agli scavi. Caso ignoto. Lo farei fuori lo stesso. Ah, non si può far fuori? No, lo farei fuori lo stesso, ma non me lo fa fare fuori. Bastardo.
Vabbè. Interessante sta parte. Al di là della trappola. Dov'è Hunei? È in debito con me. Non saprei. L'elenco incompleto di libri bruciati o scomparsi. La biblioteca è circondata dalle guardie. Questo, che succede? Antico manoscritto in lingua ignota. Devo controllare il secondo piano. È morto. Ma ha scritto Mansa, scrittorio col sangue. Mi chiedo. Qualcosa in mano. Tessuto di una veste femminile. Ma di chi? Strani incendi e un custode morto. È terribile. Devo sbrigarmi. Bastardo. Ho capito. Ok, veniamo da sto punto. Meglio tenere gli occhi aperti. Ma che... Vabbè, come non detto, subito proprio, non scoperto. Attenzione, preparate il prigioniero, ordini di Zahra. Un prigioniero? Qui? Forse quella guardia ha la chiave. Oh, per pietà. Non fa un pasto decente da giorni. Abbiamo degli ordini. Nessuno entra dal prigioniero. Poveraccio. Vabbè. Prendi questo! Quant'culo. Mi hai fatto niente! Tecnica interessante! Riprovaci! Dovrei fare meglio di così! Non uccidetemi, vi prego, datemi più tempo. Io l'ho quasi decifrato. Non temete, non sono qui per uccidervi. Cosa state decifrando? Il libro? Ho detto che non potevo, che non conosco questa lingua, ma non mi ha dato scelta. Chi? Una donna di nome Zahra, una studiosa di qui. Cos'è questo libro? Come si chiama? So solamente che è scritto in un codice unico nel suo genere. Io ne ho visti a centinaia. Da come ne parla Zahra, è più un manufatto, una reliquia che un libro. Ho mentito sui miei progressi per non farmi uccidere. Non capisco una parola. Non so nemmeno se sia un linguaggio. Dove posso trovare Zahra? Non saprei. Potrebbe essere ovunque in città. Io voglio solo andarmene. D'accordo, fuggite prima che tornino le guardie. Deve pure esserci qualche indizio qui.
libro mi mette a disagio. Lo lascerò qui. Questa lettera nomina Arid. Una citazione casuale o qualcosa di più sinistro? Questa lettera indica la posizione della tenuta di Zahra. Andrò alla tenuta di Zahra per scoprire se ha a che fare con l'ordine. Abbiamo un'altra stronzona di là di questi due casi. La tenuta di Zahra. Non c'è nessuno. È la mia occasione per setacciarla. Non lo so, ne cerchiamo, si cerca. Armi di legno e fantocci da addestramento. La nostra studiosa non impugna solo la penna. Essere questa, ma però qua siamo già stati 10.000 volte. Un gatto che scende. Zahra è certamente legata all'ordine. Ok, così come un certo Al Rabisu. Ne so abbastanza. Sarà meglio tenermi pronto dall'alto. Zahra potrebbe essere di ritorno. Aspettiamo. Servi, voglio del succo di dattero con ghiaccio. E portatemi anche del pane al miele e delle melagrane. E preparate i sali da bagno. Oh, sono esausta. Oh, il paradiso è dove vuoi trovarlo. Che bella frase. Il vecchio stolto che gioca con il suo disco antico e i suoi inutili pazienti. Bah! Proprio così, Saitani. Le vere risposte sono nei libri. Sono sempre nei libri. Non è così? Sempre, sai dati. Quando quel libro sarà tradotto, allora vedremo chi è la vera guida dell'ordine. Così sia, sai dati. Sta andando via? La tipa sta andando via?
uccidere sta bastarda. Adesso si sta esercitando. Bene. Vai, yeah. Zahara credeva che quel libro potesse far funzionare la loro grande opera. Per fortuna Hunain non ha tradotto mezza parola. Vai cercare altri indizi ad Abbasia. Che qua. Mi servono i tuoi occhi, bene. Mi piace quando puliamo tutto. Abbiamo un'altra indagine qui, pronta pronta. Che ce la facciamo? Lasciamo così? Ah, ok. Ecco, questa è la mappa. Sud-ovest di Baghdad. Ok, vicino al fiume. Andiamo subito. Qua. La becchiamo, eh. Andiamo a cavallo, magari è meglio. Vai, un po'. Esatto, esatto, lo vedi? Che cosa vedi? È qua, sito di scavi, ecco qua, siamo arrivati, abbiamo fatto. Lo scavo enorme. Qual è il suo scopo? Vattene. Beh, qua dobbiamo far massacra tutti. Opera grandiosa, amico mio. Cercate qualcosa per conto del califfo? Questo non ti riguarda. Immaginavo che mi intrigano. Che mi rimbalzasse. Ti dispiace se do un'occhiata in giro? No. Guarda tutte le rocce che vuoi, ma non toccare strumenti e forzieri. Non mi sognerei neanche. Io rubo tutto. Mi viene da vomitare. In ogni caso, sta lontana dal dottor Hassan. Sì, i miei occhi. Fammi un favore enorme, te ne prego. Taci. Niente. Spero di trovare altri forzieri qui intorno. Che ci fai qui? Cosa? Fuori! Mi sta sfuggendo! Ah, molto meglio questa spada, c'è paragone. Benissimo. Ah,
adesso sì che ragioniamo. Questo poliziere porta la firma di Ahmad. Deve essere suo. Interessante. Un certo dottor Hassan ha scritto a Ahmad. Credo che si trovino entrambi all'ospedale. Un famoso inventore e un dottore che lavorano insieme. Ci deve essere un collegamento. Ehi, cosa? Abbiamo fatto tutto? Sicuro? Beh, buono. Loro non sono manco intervenuti, quindi abbiamo pagato inutilmente. Restituiscimi le cose, grazie. Impediti, vabbè. Entriamo. Il binario standard, luogo di ritrovo dei guardiani di Baghdad. Troverò il dottor Hassan e lui mi condurrà ad Ahmad. Ma ho i miei dubbi, però. Vediamo. Ci proviamo. L'altro che arrivava dalla scala. Stavolta con il dito rotto. Dopo essere stato curato, è uscito di seguito. Molto meglio non parlare di queste cose. Quindi devo riuscire a entrare nell'ufficio del dottor Hassan. L'ho capito questo. Trova l'infermiera capo. Ah, lo vedi, adesso si è sbloccato qualcosina. Già un po' più senso. Eccolo lì, trovata. Eccola. Oh, ci ha fatto sbattere però alla fine, eh? L'abbiamo trovata. Bene. Questa lettera lo trova. Hassan ha a che fare con l'ordine. Il simbolo dell'ordine. Questo dimostra che il dottor Hassan è uno di loro. Ok, qua dentro non c'è più nulla, usciamo. Non me lo fa. Ok, da qui però sì. Non uccidiamo nessuno. No. Ok. Alcuni studiosi della Casa della Sapienza si sono ustionati cercando di salvare i libri. Ci serve quella stanza per assisterli. No, quello è il laboratorio del dottor Hassan. È chiuso e nessuno può entrare. Io sono entrato. Così dovremmo lasciare i feriti qui fuori. Qualcuno vuole rispondermi? Vi prego di abbassare la voce. State agitando i pazienti. Il dottor Hassan tiene chiuso il suo laboratorio. Mi chiedo perché. Okay, c'è pure una chiave. Stavo per culo. Ok, dobbiamo sbloccarla come? Mm.
Ok, così. Però un attimo, se non c'ho più cose, come faccio? Ok, ce li ho. Oh yeah. Giù. Ok. Non sono i miei metodi a non funzionare, ma solo il meccanismo. Servono altri soggetti, altre prove. Quel che non mi serve è un direttore che armeggia con la grande opera. Non sono forse io il grande Al-Ashkaha. Tuttavia, Hassan pensa. A che serviva sta cosa? Ecco cosa ha servito. Un attimo, chiudo lì. Ma non vedo come posso rimorci tua. È tutto così, è tutto un gioco. Gioco, va bene. Ma possiamo entrare in mortaccio 2. Tu non puoi entrare qui, guardie! Sono qui per te. Guardie! Il dottore è morto. Ora devo trovare Ahmad per risolvere questo mistero. Basim, cos'è successo qui? Dov'eri finito, Ahmad? Ero in giro. Sono sempre in giro. Vuoi dirmi che cosa è successo? Tu sai che quest'uomo lavorava per l'ordine. Lo sapevo. Mi ha fatto chiamare settimane fa, dopo aver trovato qualcosa nel deserto. Una specie di antico meccanismo. Gli servivo per... E non hai fatto domande? Non chiedo mai quando si tratta di lavoro. Tu sì? Parlami di questo meccanismo. Apre un varco nella mente. Un varco verso il mondo antico. Sembra quasi che questo meccanismo apra le porte della percezione. Hai potuto vederlo tu stesso? No, ma ho ascoltato coloro che lo hanno visto. Sono perduti, Basim, perché credono di aver visto la realtà. Credono di fare parte di questo mondo antico. Non sapevo che dietro ci fosse l'ordine. Altrimenti mi sarei subito rivolto a te. Mi sono fatto prendere. Mi conosci? Sai come sono fatto, Basim? Lascerai questo luogo e tornerai allo studio. Se non parlerai, nessuno saprà nulla. È un delitto che la conoscenza finisca sempre nelle mani sbagliate. Non credi, Basim? Adesso sto glitch è strano. Non si capisce che cos'è. Che disordine. Dei bendaggi.
Ma questo era un ospedale, dopo tutto. Cara, non si può fare spadire il... Opla, vai! Non è più bellino adesso? Questi diagrammi non mi interessano. Ok, non c'è più nulla. Possiamo uscire. Capito? Basim! Sapevo che eri tu. Non sei solo ad avere un'ottima vista. Dimmi, Tabid. Hai riempito le strade di occhi e di spie? È questa la vita del Rafik. Senza le mie conoscenze, dove saremmo ora? La conoscenza è uno strumento, un'arma. Può fare del bene o del male. L'ordine se ne serve per fare del male. Che cosa hai scoperto? Un sacco di roba. La corruzione avvolge la casa della sapienza. Stanno usando un libro antico per costruire un oggetto maligno. Ho sentito delle voci su quel marchingegno blasfemo. Lo chiamano la grande opera. L'ordine fa esperimenti sulle persone mortali. Per ora li ho fermati, ma c'è qualcuno di nome Al-Rabisu che trama nell'ombra alla casa della sapienza. Hai una vaga idea di chi possa essere Al-Rabisu? Ho dei sospetti sul gran sapiente Fasil Fahim. Quel vecchio cadente. Gli indizi mi portano a crederlo. Potrebbe essere. Presto la Casa della Sapienza ospiterà un grande simposio. Un raduno informale di studiosi. Lezioni, banchetti e discussioni. Ci sarà anche la grande Arib. Va e scopri chi è questo Fasil. Ma trattieni la tua lama al simposio. Non è tempo di rivelare la nostra presenza. Ma se Fasil è colpevole ed è solo, allora dovrai colpire. Però devi esserne certo. Agirò solo se ne sarò certo. Figata sta parte, piaciuto tantissimo, non senza qualche piccolo problema, però veramente insomma il gioco sta andando in una parte interessante, siamo non so se anche verso la fine o metà, non lo so, però comunque mi piace, mi sta piacendo, le ultime missioni sono state belle e da Basim e come sempre da Go Italia è tutto, ci becchiamo al prossimo episodio, un saluto, ciao! Thank you.